cavoli nostri come i cavoli vostri, perché l'agricoltura l'hanno fatta morire. Provocazione su provocazione continua senza sosta la protesta degli agricoltori italiani ed europei. A Foggia nelle scorse ore un nuovo corteo ha invaso le vie del centro storico della città. A sostenere la loro causa ci sono anche studenti, sindaci dei vari comuni della Capitanata ed esponenti di altre categorie della filiera agroalimentare. La decisione della Commissione europea di ritirare la proposta di regolamento sui pesticidi, che puntava a ridurne l'utilizzo del 50% entro il 2030, può considerarsi un primo obiettivo raggiunto dagli agricoltori, che si dicono soddisfatti, ma solo in parte. La parola pesticida è criminalizzante e soprattutto in certe situazioni non andrebbe usata. Noi ci alziamo la mattina cercando di produrre quanto più nella maniera possibile sana, ed è questo il messaggio che deve arrivare ai consumatori. Tutto ciò che arriva dall'estero, probabilmente non potendo essere tutto controllato, Dio sa insomma che cosa ci può essere dentro. Il nostro grano va all'estero e noi ci mangiamo, cioè, scusami l'espressione, la porcheria degli altri. E noi siamo una rappresentanza dei panificatori di Foggia e Capitanata, per far capire che il problema è di tutti, non è solo degli agricoltori. Loro sono il primo anello della filiera, noi siamo l'ultimo. Quindi i problemi che hanno loro noi li abbiamo uguali, per la questione dei prezzi di vendita e per i costi che noi dobbiamo sostenere per la nostra produzione. Allora, noi come ragazzi innanzitutto dell'Istituto Agrario, ma come cittadini ci uniamo alla protesta che sta riguardando tutta l'Italia, ma tutto il mondo. Vogliamo difendere i diritti soprattutto dei nostri genitori che hanno fatto tanti sacrifici, ma vogliamo difendere anche i diritti di tutti i cittadini, perché questa è una questione importante che riguarda tutti.